E salve a tutti amici del canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi obiettivo Barracuda. Siamo una mezz'oretta prima del cambio luce, mezz'oretta, 35 minuti, 40 più o meno là, e siamo in questo porticciolo dove ogni tanto si vede qualche barracuda, o come li chiamano qui, aluzzi, che insomma, che poi sono due specie diverse alla fine, però qua insomma c'è la tradizione di chiamare tutto aluzzo. Beh, detto questo, mi sono portato la Savage Gear perché la speranza è anche di prendere qualche cosa d'Italia. Poi non si sa mai, nella pesca è così, uno parte sempre per il massimo, poi si ridimensiona quando non arriva. Quindi montiamo un artificiale, sicuramente long jerk, e vediamo se esce qualcosa. Sole proprio davanti agli occhi, ho dimenticato in macchina gli occhiali da sole, pazienza. Comincio con il duo Tide Minnow, questo è il 175 sinking, cominciamo con lui e poi vediamo. Proviamo a cambiare approccio con un vib color argento e acido. Ce l'ho. Ecco qua, barracuda col vib. Buono. Barracudino. Buono. E allora? Questa è una. Bellissimo barracudino, che adesso gli ridiamo la libertà. Ciao e ritorna quando sei tipo 3 kg. È andato.
con un VIP di AliExpress, colore acido. Riproviamo, vediamo se c'è qualcosa di più grande in circolazione. Ho preso un aluzzo su mezzo chilo, ma l'ho liberato. No, da tre che, da mezzo chilo, tanto. Beh, rispetto a quanto diventano, sì. Vabbè, sì, però... Ebbene amici, anche questa sessione molto veloce di pesca finisce qui, con la cattura di questo barracudino che sarà stato sul mezzo chilo, catturato con un VIP di AliExpress che ha fatto egregiamente, devo dire, il suo lavoro. Fortunatamente il barracuda era preso molto bene ed è stato possibile liberarlo, e questa cosa mi ha fatto molto piacere perché i barracuda sono estremamente delicati e difficilmente sono liberabili. Bene, detto questo, io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, mi raccomando like, iscrivetevi e ovviamente ci vedremo alla prossima pescata, quindi alla prossima!